Salam aleikum. È venuto fuori anche il sole, che cosa desiderare di più? A breve partirà un video in cui realizzerò un gioco che si chiama La magia dello zio. In realtà vedrete questa performance in tre diversi workshop che ho proposto lo scorso anno e io li ho condensati insieme. Per quelli fra voi che rimarranno ci vediamo in fondo e gli altri vi tengo d'occhio e me la segno. Io prendo, mi alzo la manica, prendo il sacchetto e vado a coprire la palla di spugna che è sotto. Sono un po' indeciso, cioè sapete che i magicolieri, anche clown, si è detto fino ad oggi, non è che si fanno toccare i propri oggetti, sia per motivi di igiene e sia per tutelare un po' il segreto, perché andrei un po' a svelare cose che andrebbero tenute nascoste. Però mi va di fare un'eccezione, non con tutti voi perché siete una marea, ad alcuni di voi delle prime file o anche in fondo, non c'è problema, faccio sentire se effettivamente la pallina è dentro. Perché uno può dire, l'hai già tolta. Senti un po' invece infinito se c'è la pallina. Senti la dentro. C'è la pallina. Ora non faccio sentire che vuol sentire. Io. Non tutti, è solo alcune persone, se no. C'è la pallina? Sì. Va bene? Altri qui? Ci fidiamo. Ci fidiamo. A posto? Vai. Oh ragazzi. L'ultima. Che non ti fidi. C'è la pallina? C'è uno? Sì. Ci concentriamo. Si prova a fare la sparizione della pallina. 1, 2, 3. Wow. Non c'è la pallina. No, sì. Wow. Dentro la scapologia. Non Che io l'ho scoperto come fa. Niente da fare, ragazzi. La pallina non è mai esistita. L'avrai fatta sicuramente stropicciando sta roba, me la fai un attimo. C'è la pallina? Allora, perché non abbiamo seguito cosa ha fatto la pallina? Allora, rifacciamo il compito, ragazzi. Rifaccio. C'è la pallina sotto noi. Prima che aveva sentito, non me lo ricordo più. C'è la pallina? Ci deve essere una taschina. C'è la pallina o no? Non c'è la pallina, ok? Chi è? Te, chi è che la va a fare? No, lei. Vai. Io la voglio. Ciccia. C'è o no? No. Anche io la voglio. No, non ce l'aveva. Però decidetevi, prima c'è. La riapparizione 1. 2. L'altra tasca. 3. No, ce l'ha in mano. Ce l'ha sempre avuto in mano. E prima non l'ha mai avuta dentro. È diverso. Adesso riguardiamo il video. Prima non l'aveva. Diversi giochi di magia, con le carte, le cose, i fazzoletti. Ora c'è qualcosa di particolare che si fa con una sacca, come questa, e una pallina rossa, simile a quella che vi ho mostrato ieri, che si impiegava per i falsi dei fuochi. La cosa bella è che io proverò, di fronte a tutti voi, ci proviamo, a far sparire questa pallina, cioè che è coperta da questa sacca. Mi piaceva con voi fare un'eccezione e darvi la possibilità, non a tutti perché siamo una quarantina, ad alcuni di voi di sentire se effettivamente la pallina è sotto questa sacca. Ok, va bene, chiedo a quelli dietro se va bene se scelgo alcune persone della prima fila o se volete che vada dietro. Non a tutti, Bombi? Senti da sotto. Se c'è. Vedete la mano. Sì, sì. C'è pallina? 2, 3, 4 persone. C'è la pallina? Per ora c'è ancora. C'è pallina? Ok, facciamo la quarta. C'è pallina? Sì. Vai.
pallina non c'è. Pallina? Non c'è. Non c'è, è a casa. Hai capito dov'è? Per me sì, sì. No, non ci sta nel pollice. No, non ce l'ha sul pollice. Scusa, no. Oppure non si tocca veramente la pallina, non c'è mai stata. Ma che è mio? Chi è? Ciao, proviamo. Proviamo, mi vuoi dare una mano? Proviamo a fare un passaggio successivo. Si diceva prima che una cosa sparisce per riapparire. Qua vi do anche un altro indizio. Questo gioco si chiama la magia dello zio. Dello zio? Dello zio. Allora, non dello zio Lupo e neanche dello zio. No, non è, non c'entra. La magia dello zio come parente. Perché c'è una nipotina. Facciamo rivedere, facciamo le stesse persone, non mi ricordo chi fosse, Bombi. C'è? Sì. No? No? Prima sì. No? 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 Non c'è. Giusto? C'è? No? No? C'è? Io? C'è? No? C'è? C'è? Secondo voi perché si chiama la magia dello zio? Perché c'è il nipotino. C'è la nipotina. Era rossa. Perché qui c'è stato lo scambio. La pallina da rossa è diventata nera. La pallina io la copro con questo sacco. Mi abbasso la manica e proverò a farla sparire. A volte riesce, a volte no. Il mio è del tutto eccezionale. Siccome molti dicono, capito, ma non so quello che succede, come mai tappi? Cioè, qui potrebbe esserci qualcosa di segreto, la pallina potrebbe non esserci già più. Vi faccio sentire, ad alcuni voi, non a tutti, se effettivamente la pallina c'è. Senti, senti la sua. Come vuoi? Vuoi essere uscito? Certo. Faccio sentire la figura. Come vuoi dire? Da sopra, da sotto? Certo, certo. Da sotto. Vai da sotto. Non devo sentire da sopra. Da sotto. Cosa andare? Ora non lo faccio più, faccio presto. Leggi, vedi. L'ultimo, vai. Vai. L'ultimo, vai. C'è la pallina, vai. Si prende, si prova a fare la sparizione della pallina 1, la sparizione della pallina 2, la sparizione della pallina 3. Ve la provo a far tornare, vi vedo basiti. Aspetta, mi fanno raccontare la pallina, che devo fare? Beh, proviamo a farla tornare. Anzi, dai. Sentite se c'è, chi è prima che sentito? Uno, due, senti le differenze? Ora tutti devo rifare come li importa. Due, faccio... La riapparizione della pallina 1, la riapparizione 2, la riapparizione. Vi ricordate ieri quando si diceva della sparizione che si faceva col press? In bocca, poi guardavo nelle tasche, si tirava fuori questa cornice, si apriva.
e poteva venire fuori l'oggetto che avevamo fatto sparire, no? Era dentro il borsettino. In realtà, per creare magia, è per questo che ve l'ho lasciato in fondo, non è che servano alchimie particolari, serve una disponibilità d'animo adeguata, serve essere gioiosi e serve avere un buon complice. Visto, lo sapevo che no! Grande! Come molti di voi già immagineranno, occorre un complice, anche perché già l'ho accennato in uno stralcio del video. Al complice va detto in separata sede che quando io passerò e gli farò sentire se c'è la pallina nella mia mano, lui deve dire di sì, ma al contempo prendermela. Quindi questa sarà la sua mano, questa è la mia mano con la pallina coperta dalla sacca. Quando arriverò dal complice, che deve essere l'ultima persona che inserisce la sua mano dentro questa sacca, mi dirà c'è, c'è, e me la porta via nascondendola nella sua mano. A questo punto si crea un po' di suspense, alzo e la pallina volatilizzata. Il complice chiaramente deve reagire la parte, stupirsi come tutti gli altri, no? No, non è possibile, come hai fatto? L'hai nascosta, il pollice finto, filo invisibile, via dicendo, ce l'hai nella manica. Per farla tornare basta rifare il giro delle persone, io mi copro la mia mano senza niente sotto la sacca, passo dalle stesse persone di prima che mi diranno non c'è, non c'è, non c'è. Quando vado dal complice, che è l'ultima persona, mi dirà non c'è, però al contempo mi ci mette la pallina dentro. Così facendo io sono in grado di alzare la sacca e mostrare che la pallina è ricomparsa. Possibile fare diverse varianti, per esempio io posso dare al complice sempre prima una pallina gialla, io faccio il gioco con la rossa, durante la prima parte del gioco lui mi prende la pallina, io mostro che è sparita, quando la voglio far ricomparire e rifaccio il giro degli spettatori di prima, lui invece di rimettermi la rossa mi ci rimette la gialla e mi dirà non c'è, invece c'è perché mi ce l'ha messa lui. Io alzo la sacca e addirittura la pallina è cambiata di colore, da rossa a gialla. Cioè, che magia fantastica, da restare senza parole, veramente bella. È geniale, si chiama magia dello zio proprio perché di solito la fanno gli zii con i nipotini. È una magia casalinga, ecco, mi viene da dire così. Si può fare per esempio anche con le cose che troviamo in cucina, no? A un bambino si può fare coprire la mela con un canovaccio, con i parenti che sono complici di questo gioco, e di solito lo zio, che è l'ultima persona, toglie la mela e mette il mandarino. E per un bimbo è veramente una cosa affascinante. Come avete visto nel video, anche per gli adulti può essere una magia di forte impatto. Poi ciascuno di voi la può condire come meglio crede. Come sempre vi suggerisco di fare, personalizzatevi il gioco e fatelo diventare vostro, adattandolo alle vostre caratteristiche e al contesto in cui lo proponete. Ite missa est. L'ultimo suggerimento è quello di non avere fretta nel proporre il gioco. Prendetevi proprio i giusti tempi, gustatevelo, perché se ve lo gustate voi per osmosi, se lo gusterà anche il vostro pubblico. Poi la pallina non tenetela così, ma tenetela così, in modo tale che tutti la possano vedere. La manica tiratela giù, andate a curare i dettagli, in modo tale che se la tirate giù le persone non diranno te lo sei messo nella manica. Vi consiglio poi di giustificare il fatto che le persone mettano le mani sotto come una cosa eccezionale, un'intuizione del momento. Per esempio potreste dire, io metto la pallina qua sotto e ve la farò sparire sotto gli occhi, la pallina che sparisce uno. No, anzi, sapete cosa si fa in via del tutto eccezionale? Siccome molti di voi penseranno che l'abbia già sottratta con qualche trucco, vi faccio sentire come effettivamente la pallina sia ancora qua sotto. Se sono diverse persone, prendetela una distante dall'altra, in modo tale da coprire quasi tutto quanto il cerchio. E chiaramente, anche quando andrete dal vostro complice, che è l'ultima persona, fatelo come se fosse una cosa abbastanza casuale. Non date l'idea che sia una cosa programmata. E lì deve essere bravo il complice a recitare un po' la parte. Quando arrivate al complice, cercate anche voi di non insospettire col vostro atteggiamento il pubblico, quindi trattatelo alla stregua di tutte le altre persone. Non diventate rigidi, state attenti a non osservarlo troppo intensamente con gli occhi, con nonchalance. Regalate leggerezza alla vostra performance e la meraviglia ne guadagnerà di sicuro. Ragazzi, e dopo aver fatto sparire la pallina, faccio sparire la pallona. La pallona non c'è più uno, la pallona non c'è più due, la pallona non c'è più tre.